Ciao a tutti, sono Francesca Manin, ho 22 anni e nella vita studio infermieristica, ormai a breve mi laureo e inoltre gioco anche a basket da quando ero piccola. Ed è proprio giocando a basket che ho iniziato ad avere dei dolori al ginocchio già da quasi un anno. Questi dolori sono venuti ad esempio quando saltavo, facevo cambi di direzione, erano dolori continui. E man mano sono peggiorati e avevo anche degli eventi acuti, tant'è che non riuscivo neanche a camminare. Ho deciso allora di fare una risonanza magnetica al ginocchio, la quale però è risultata negativa, non c'era nessuna alterazione dell'articolazione, e allora mi sono rivolta a un centro di fisioterapia diverso da Fisiosan. In questo centro mi hanno proposto delle sedute di magnetoterapia e di TECAR. E dopo le quali però non ho avuto grandi miglioramenti, anzi, tornando a giocare a basket, la situazione è anche peggiorata, tant'è che ho dovuto sospendere l'attività. Una mia compagna di squadra, che era già stata qui alla Physiosan, mi ha consigliato di venirci e sono venuta dopo una prima visita. Hanno sospettato che il problema del ginocchio fosse collegato al problema della schiena, ho fatto quindi una risonanza della schiena. E il risultato è che insomma ho un nervo nel disco. Quest'ernia, oltre a causarmi il problema al ginocchio, mi causa tutta una serie di contratture muscolari che vanno dalla schiena fino al polpaccio. Ho iniziato quindi un percorso riabilitativo che consisteva nel venire qua 2 o 3 volte a settimana per fare varie terapie. Inizialmente facevo delle sedute di tecarterapia con anche associato un massaggio per sciogliere appunto queste contratture. Poi venivo in questa palestra a fare gli esercizi con dei macchinari per rafforzare sia i muscoli quadricipiti che lombari e addominali. Inoltre facevo anche per conto mio degli esercizi che mi hanno dato i fisioterapisti per cercare di sistemare la situazione dell'ernia, appunto specifica della schiena. Sono passati 2 mesi, ormai ho finito questo percorso, sto molto meglio, ho ripreso a giocare a basket senza dolori né nessun tipo di limitazione. Per quanto riguarda il futuro, cercherò di continuare a fare questi esercizi per la schiena e di rafforzamento per i muscoli in modo tale da evitare recidive. Mi sono trovata molto bene qua perché finalmente mi hanno saputo dare una risposta riguardo al problema che avevo e a come dovevo agire per risolverlo. Inoltre ho potuto anche lavorare in un ambiente sereno e molto ben organizzato. Consiglio a tutti quanti di venire qua. Grazie, saluti.